Oggi Green Pass Day, primo giorno con l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato per i luoghi di lavoro. Siamo andati in alcune aziende del territorio per capire come è stato l'impatto sulle imprese e i lavoratori. E dalla regione sono in arrivo, grazie a due bandi, ristori per il sostegno del settore del turismo bianco montano-toscano, circa 5 milioni di euro destinati ad imprese e professionisti. È Quarratino il panettone più buono del mondo, è quello della pasticceria come una volta che ha vinto il campionato. Abbiamo incontrato questi dolci produttori. Dunque, ben trovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Iniziamo dopo i titoli con l'impatto del Green Pass obbligatorio nelle aziende che scatta da quest'oggi. Se ne è molto discusso, ma a questo punto la data è arrivata. Gina Nesti ha cercato un po' di sondare il terreno per capire come è stato dunque l'impatto di questa giornata sulle imprese. Da oggi al via l'obbligo di Green Pass per il personale di aziende pubbliche e private. Siamo andati a sentire com'è andata questo primo giorno. Noi abbiamo 8 dipendenti, è andata benissimo perché tutti disponibili, si sono prestati a questo servizio già informati dalla normativa, già da tutti i documenti, tutti firmati. Quindi al momento siamo a posto. Allora, quanti dipendenti hai? Allora, i dipendenti sono circa 16-17. E tutti stamattina ti hanno presentato il Green Pass? No, in base alla normativa abbiamo potuto già da ieri valutare e controllare il Green Pass, quindi stamattina solamente gli ultimi che mancavano all'appello sono stati controllati che fossero dotati di Green Pass. Comunque tutti vaccinati? Per fortuna sono felice di dire sì, che nella mia azienda c'è stata molta sensibilità a fare il Green Pass, pertanto sono tutti quanti vaccinati con la seconda dose e in possesso di Green Pass. Ora come procederete con i controlli, giornalieri o settimanali? Andremo a fare dei controlli a campione giornalieri in modo tale che ci sia la massima tutela per tutti quanti, sia per i clienti che anche per gli stessi dipendenti che lavorano a stretto contatto tutto il giorno. Come vicepresidente Confartigianato, parlando anche col presidente, interfacciandomi con l'associazione, purtroppo ci sono alcuni dipendenti che non hanno voluto fare il Green Pass, in realtà molto piccole anche artigianali, avere qualcuno che è senza Green Pass sicuramente causa delle difficoltà all'artigiano stesso. L'altro aspetto invece, come vicepresidente di un consorzio nazionale, la situazione è altrettanto grave perché a livello nazionale, oltre che aver passato la pandemia, vivere diciamo senza avere la disponibilità della forza lavoro in questo momento mette a repentaglio diverse filiere con criticità molto importanti, quindi la situazione spero che possa regolarizzarsi quanto prima e in modo tale da poter vivere appieno questo momento di espansione economica. Andiamo a vedere con l'ausilio della grafica la situazione sul fronte dell'andamento della pandemia a livello provinciale e toscano. I dati della nostra regione documentano 230 nuovi positivi, più o meno lo stesso numero della giornata di ieri, 3 i decessi, nessuno dei quali in provincia di Pistoia. Sono 216 le persone ricoverate nelle terapie intensive, nelle reparti Covid degli ospedali, 22 di queste nelle terapie intensive. Cresce il numero dei test effettuati con un tasso di positività dello 0,7%, 13 i nuovi contagiati in provincia di Pistoia, in flessione importante rispetto al dato di ieri. E dalla regione arrivano buone notizie per il sostegno al settore dello sci. Andiamo a vedere.
La Regione Toscana ha presentato due bandi per assegnare contributi a fondo perduto da 3.000 a 10.000 euro alle aziende e ai professionisti dei comprensori dello sci, fortemente danneggiati nell'ultimo anno e mezzo dalle chiusure imposte dall'emergenza Covid. Il primo bando, finanziato con più di 4 milioni di euro, è destinato alle imprese turistiche, quindi hotel, negozi e ristoranti. Il secondo, da 780.000 euro, ai gestori degli impianti di risalita e ai maestri di sci. 4 milioni di euro, 4 milioni e 113 mila per l'esattezza, ma dall'altra anche 779 mila euro per i maestri di sci. L'anima della trasmissione della sapienzialità nell'equilibrio che consente dal bambino alla persona più adulta e matura di poter godere di quello che è lo spettacolo della montagna con le caratteristiche psicofisiche per poterlo affrontare. E noi dobbiamo sapere che nei comprensori sciistici non c'è estate se non c'è l'inverno, quindi questa è veramente la necessità di una ripartenza da salutare quindi con speranza, con attenzione ma anche con grande preoccupazione. I bandi interessano gli operatori di 9 comuni: Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, Abbadia San Salvatore, Careggine, Castiglione Garfagnana, Castel del Piano, Seggiano e Zeri. La pubblicazione è prevista entro il 10 novembre. Da lunedì 18 ottobre a venerdì 22 sono previste, causa lavori, delle modifiche alla viabilità di Viale Arcadia a Pistoia. Il motivo? Lavori per la messa in sicurezza delle mura urbane nel tratto a nord della strada. Dalle 9 del mattino alle 17, dunque, per ogni singola giornata, nel tratto tra Via Fermi e la rotatoria di Porta San Marco sarà in vigore il divieto di sosta. Il traffico, spiega il Comune, sarà regolato da personale presente sul posto per eventuali temporanee sospensioni della circolazione. Le opportunità che riserva l'Europa per studenti e non solo sono state illustrate nel corso di una giornata a Pistoia che si è tenuta al convento di San Domenico. Una giornata dedicata alle opportunità di Erasmus Plus, a cui hanno partecipato gli studenti pistoiesi interessati non solo alle esperienze di mobilità, ma anche alla realizzazione di progetti di collaborazione e partecipazione. Il programma dell'evento ha visto anche l'attivazione di tavoli di lavoro tematici, così anche da poter raccogliere i bisogni e le idee su cui poi basare le proposte progettuali. È un regalo per tutti noi giovani, perché abbiamo la possibilità, grazie alla presenza di formatori esperti, di prendere consapevolezza di queste opportunità di cui molto spesso non siamo nemmeno a conoscenza, non solo non sappiamo come coglierle. Quali sono queste opportunità? Le opportunità Erasmus non riguardano solamente la mobilità all'estero formativa, quindi quella che generalmente viene associata ad un anno dell'università all'estero, ma ricopre svariati ambiti, dallo sport al volontariato, imprenditoria giovanile, formazione e molto altro. Il workshop, tenuto da esperti di europrogettazione, rientra nell'ambito degli Erasmus Days, previsti il 14, il 15 e il 16 ottobre su scala comunitaria. Erasmus Plus, non solo un viaggio, si è tenuto nell'antico refettorio del convento di San Domenico a Pistoia ed è stato organizzato dall'associazione Poyen Lab. Come Poyen Lab serve poi a un'associazione ulteriore che è insomma, promotrice. Da tempo ci occupiamo insomma, di progettazione europea e si sono da qualche mese avvicinati ragazze e ragazzi molto giovani, anche molto curiosi e hanno chiesto se fosse stato possibile insomma, organizzare un approfondimento sulla programmazione europea 21-27 e in particolare sulle opportunità che soprattutto per i giovani naturalmente da Erasmus. E quindi li abbiamo come dire, sostenuti in questo percorso, coprendoli con un'organizzazione un po' più strutturata rispetto al gruppo che erano e ne è nato questo momento di confronto organizzato in maniera laboratoriale che è il primo passaggio per una serie di ulteriori approfondimenti che consisteranno anche nell'enucleazione, cioè nella individuazione di alcune tematiche che potranno essere fatte oggetto di progetti giovanili da presentare su bando europeo Erasmus Plus. Detenzione di droghe fine di spaccio, reato contestato ad un 31enne senza fissa dimora, arrestato ieri dai carabinieri ad Agliana. L'uomo, spiegano i militari, era stato notato da una pattuglia accovacciato accanto ad uno scooter. Alla vista
dei carabinieri. L'uomo ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato poco dopo. Sottoposto a perquisizione personale, addosso all'uomo sono stati rinvenuti circa 270 grammi di cocaina suddivisi in varie dosi. Nel controllo del motociclo sono stati trovati altri 250 grammi. Lo stupefacente, che dai primi accertamenti è risultato trattarsi di cocaina pura del valore di circa 30.000 euro, è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ora parliamo di dolcezze, andiamo a Quarrata per parlare di una dolce vittoria. Straordinario successo per la pasticceria Come una Volta di Quarrata e per la sua titolare Beatrice Volta, che con il suo panettone classico ha conquistato la medaglia d'argento al campionato mondiale del panettone organizzato a Roma dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Quando uno mette cuore e passione in quello che fa, il risultato ovviamente si vede e si sente. Quindi quando ci sono questi riconoscimenti e quando comunque la gente ti cerca, vuol dire che qualcosa di buono veramente lo stai facendo. E sono molto contenta, insomma, di questa bellissima esperienza. Ora mi sto preparando per la prossima sfida, che sarà a Lugano dal 5 al 7 di novembre per la Coppa del Mondo del Panettone. Andrò e presenterò il mio panettone al cioccolato. Sarò l'unica donna in gara, per cui doppia soddisfazione, e vediamo di portare a casa la medaglia più importante. Come si fa a riconoscere un buon panettone? Il panettone, per essere giudicato nel taglio, deve essere un bel colore con una bella alveolatura, e nel momento in cui uno apre la fetta deve filare proprio come lo zucchero filato, cioè non deve rompersi, ma deve proprio avere questa consistenza setosa. Ho partecipato anche a quello del innovativo, creando per l'occasione un panettone dal nome Origini, perché le mie origini sono di Bologna, e l'ho dedicato alla mia terra facendo un panettone all'aceto balsamico, una cosa molto originale. E a premiazione sono andata con il panettone classico, che è un mio grande must, per cui sono molto fiera di questo risultato. Che fame che viene. Vediamo adesso allo sport. Domani, per l'anticipo della sesta giornata del campionato di Serie D, l'Aglianese sarà impegnata sul campo del Borgo San Donnino. Neroverdi reduci dalla prima sconfitta stagionale, con tanta voglia di riscatto. Mister Venturi non avrà a disposizione né Gelli né Zanon. Sabato, nell'anticipo della sesta giornata del girone D di Serie D, l'Aglianese sarà impegnata in trasferta sul campo del Borgo San Donnino. I neroverdi arrivano all'appuntamento reduci dalla prima sconfitta stagionale, quella casalinga con Real Forte Querceta. Tanta voglia di riscatto nella squadra di Mister Venturi, che proverà a rialzare subito la testa anche per mantenere la posizione di alta classifica occupata in questo momento con la quarta posizione e 10 punti. Vogliamo metterci subito alle spalle la sconfitta di domenica scorsa, ha detto il tecnico neroverde alla vigilia del match. In settimana abbiamo analizzato gli errori commessi, soprattutto in occasioni dei gol subiti, e ne faremo tesoro. I ragazzi sono arrabbiati, sanno di aver perso la partita in modo rocambolesco, e sabato daranno il massimo per riscattarsi. Dovremo fare attenzione al Borgo San Donnino, i loro numeri possono ingannare. È una squadra che si difende attaccando e che ha tante frecce nel proprio arco. Ha un'organizzazione importante e anche contro l'Alcione, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di sapere imbastire trame molto pericolose, ha proseguito Venturi. Non escludo, ha concluso, qualche cambio nell'ottica delle rotazioni. Giocando ogni tre giorni è importante avere tutti i ragazzi al massimo della condizione. Assenti nelle fila neroverdi Gelli, infortunato da tempo, e Zanon, che ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia. Per gli appassionati di sport, restate su TVL, tra poco c'è la replica di Giovedì Sport di ieri sera. A seguire, per gli appassionati di pallacanestro, torna con un nuovo appuntamento Tiro Libero. Vi ricordo poi alle 17.30, nuovo appuntamento settimanale con Ora Insieme. Con questo è davvero tutto, noi ci ritroviamo per l'informazione su TVL come di consueto, come sempre in diretta alle 19 con una nuova edizione del TG60. Grazie, arrivederci.